tu chi saresti? Io mi chiamo Stefano. Ciao Stefano. Io sono di Perugia. Ah. Sono l'organizzatore di una manifestazione che si tiene a novembre, il 17 e 18 di questo mese. La manifestazione si chiama Magna Confesso, che è un simpatico gioco di parole, una manifestazione dedicata ai giochi, e il gioco di parole consisterebbe nell'aggettivo latino magna, grande, oppure magna, con la particella, oppure la convention, e Ferso è il mio nickname in vari forme. Ah, ok, sei conosciuto così in vari forme. Famigerato così. Qual è il punto di forza di questa manifestazione che ci propone? Il punto di forza è far giocare, far conoscere i giochi e cercare di coinvolgere il più possibile quanta più gente della città di Perugia e delle regioni vicine, fondamentalmente. Poi sono state coinvolte varie ditte e associazioni a vario titolo che propongono le loro novità per quanto riguarda i giochi, oppure propongono tavoli di gioco libero o a partecipazione, e il tutto a titolo gratuito. Quindi fanno conoscere i loro regolamenti quando vi sono i loro giochi. Puoi fare qualche esempio, magari qualche autore? Allora, ospiti di quest'anno abbiamo l'editore di Dadi e Piombo per quanto riguarda la parte storica, insieme ad altre associazioni che si occupano di wargame storico. Però dall'altra parte, per accontentare anche coloro che giocano board game o i giochi alla tedesca, per intenderci, abbiamo ditte quali la Asterion Press, la Cobblespot di Ravenna, la Giochi Uniti e anche altre. C'è un prezzo d'ingresso? No, la manifestazione è a titolo gratuito. E vai, bella cosa. Si viene, si gioca gratuitamente e basta. L'unica cosa che uno deve portare è la voglia di giocare. E per quanto riguarda i giochi di ruolo? Per quanto riguarda i giochi di ruolo abbiamo un paio di proposte, nel senso c'è un Vampiri Live organizzato da un gruppo della città di Perugia, poi abbiamo i giocatori del Dungeon and Dragon, o la nuova versione, e poi i Giochi Uniti dovrebbe proporre anche un tavolo di Cthulhu per accontentare un po' tutti. Allora, questo per quanto riguarda i giochi di ruolo. Ma possiamo venire anche noi di Gioconauta o siamo lì? Siete sentitamente e gradevolmente invitati. Oh, meno male, ma almeno lì. Pagando. No, vogliamo pagare noi, se no non entriamo. Pagando non si paga. Grazie mille, sai. Ci vediamo a Perusalo. Speriamo. Okay. Ben volentieri. Grazie.